Bene, parliamo di Vietti in vista, ne parliamo con la signora Rita Zacca. Buona giornata innanzitutto. Grazie anche a lei. È terminata la conferenza stampa, non appuntamento con Vietti in vista. Voglio dire, comincia a essere grande questa... grande... a diventare grande dal punto di vista degli anni, no? Nel senso, quando si dà continuità significa che c'è ci sono delle basi solide. Sì, grazie a, soprattutto a chi ci sostiene e grazie a chi ci viene a vedere. E poi, vero, sì, siamo al nono anno, c'è la speranza di arrivare al decimo e forse di andare ancora avanti. E abbiamo iniziato come una manifestazione, diciamo, tra le prime del centro-sud, e adesso piano piano stiamo vedendo che il nostro esempio, e questo mi fa molto piacere, si sta un po' allargando. Quindi c'è, l'anno scorso è iniziata a Perugia o la prima o la seconda volta una manifestazione di rassegna di film di montagna, e è ricominciata anche a Roma. Adesso quella di Roma non so se è venuta fuori perché ci siamo anche noi, però di sicuro dopo tanti anni è rinata anche Roma, quindi significa che forse una piccola strada l'abbiamo tracciata ed è bello vedere che qualcosa cresce intorno a noi, cioè oltre noi. Come possiamo definirla questi 4 giorni? Un festival per gli amanti della montagna, per gli appassionati della montagna? Sicuramente sì, per gli appassionati, ma io mi auguro che questa rassegna, questo festival possa portare questo linguaggio così particolare anche ad altre persone, lo possa allargare e possa trovare terreno fertile anche in altre, in tutte le persone, perché in fondo parlare di montagna è parlare del nostro ambiente, è parlare di dove viviamo. L'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo ci viene dalla montagna. Se noi non li impariamo a rispettare e ad amare e a soprattutto accudire, significa qualche problema che l'avremo nel futuro. Ed è per questo che lei parlava in conferenza stampa di turismo responsabile. Certamente sì. Quando si va in qualche luogo è come quando si entra nella propria casa. Uno non entra nella propria casa sbattendo la porta o aprendo le finestre e facendo passare l'aria e facendo fare corrente e facendo sbattere tutto. Ci sta attento. E così è entrare in luoghi, mare, montagna, tutti quei luoghi che è la natura, dove è la nostra casa, quindi bisogna trattarla bene e rispettarla e sapere che in certi momenti bisogna anche soffrire un po', adeguarsi, ma non pretendere. Senta, quali le cose più importanti, le manifestazioni più importanti di questa nona edizione, gli appuntamenti più importanti? Gli appuntamenti più importanti, il ricordo di Roberto Iannilli, l'esperienza bellissima di Gabriele Scorsolini, il ragazzo Ternano che aveva un sogno e abbiamo cercato di aiutarlo. Non si è concluso questo sogno, ma ha avuto una buona esperienza. Speriamo che i prossimi sogni lo aiuteremo ancora di nuovo, ci avremo la forza di farlo, e che se ci siamo, ovviamente, se ci saremo. Poi c'è l'incontro con l'alpinista Marco Confortola, grazie al sostegno e all'aiuto del calzaturificio Scarpa. Poi ci sarà l'incontro con i vagabondi della Valnerina, ci sarà un incontro particolarissimo il sabato mattina con le ammoniti, la mostra delle ammoniti al Museo Archeologico, che spero... che tra l'altro sono state, non sono alcune vengono da fuori Italia, da fuori Europa anche, però sono come le ammoniti che si possono trovare nel nostro Appennino umbro marchigiano, e il ragazzo, il geologo, paleontologo che ce le spiegherà e ce le illustrerà, ci farà visitare questa bellissima mostra stupenda, ci spiegherà che insomma il nostro venire è da quella parte, quindi queste ammoniti che sono lunghe, poi si riaccorciano, poi si fondono in un cerchio, in cerchi bellissimi, in molti modi, cioè in cerchi quasi matematici, bellissimi, stupendi, e
praticamente sono le nostre origini e quindi ci parlerà anche di questo. Poi avremo il coro, avremo la fisorchestra Fancelli, avremo, cioè, tutte le cose che hanno caratterizzato sempre Vette in Vista. E quindi ecco come sarà. Sì, un bocca al lupo, complimenti. Grazie. Nuovamente per l'entusiasmo, la passione che mette la sua associazione, l'associazione intitolata a Stefano Zacco, personaggio direi indimenticabile, chi l'ha conosciuto non può assolutamente dimenticarlo, e in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. E speriamo che sia una, il lavoro non c'è mancato. Sì, un'altra edizione di grande successo, perché speriamo, mi sembra, sì, fino a questo momento il successo ha riso sempre alla manifestazione. Decisamente sì, speriamo di continuare a meritarcelo, perché, cioè, uno ha successo se se lo merita. Difficile confermarsi. Speriamo, si dice, no? Speriamo di continuare a dare quelle piccole cose che la gente apprezza e che l'incuriosisce e che quindi viene, insomma. Grazie. Bocca al lupo.